Ritaglie. Stupido Pier Dark Knight senza vita sociale. Stupido Pier Dark Knight senza vita sociale. Stupidit di qua, stupidit di là, stupidit di su, stupidit di giù. Siamo sempre qua, non non stacchiamo mai. Siamo pipistrelli, vedrà che faremo, dai. Stupidit di qua, stupidit di là, stupidi. Stupidi. Ore a simulatore. Stupidita di là, stupidita di qua. Breaking point arriverà. Stupidita di là, stupidita di qua. I capelli di plastica. Di qua. Ciao Matti. E si blocca la canzone a metà. È una cosa incredibile. Vabbè, io sono pronto. Vabbè, questa musica è da togliere completamente perché si blocca ogni cristo di secondo. Va bene, al massimo poi metterò questa qui. Quella nostra. Vabbè, basta. Ok. Canta tu, Pier. E stupidit di qua, e stupidit di là. Siamo di nuovo online con la live. Basta. Allora, ciao ragazzi, benvenuti. Adesso ci mettiamo e continuiamo la nostra breaking pointata. Ok? Vediamo quali altre accuse daranno a Aiden Jackson. Così, a caso, oppure valuteranno nel momento in cui sbaglia Aiden Jackson, daranno colpa all'altro. Vabbè, perché sono rosso, sono andato al mare, mi sono ustionato, l'ho detto stamattina, guarda come sono bruciato, scottatura di 25esimo grado, vedi, qui sono bianco, qui sono rosso, sono andato al mare dopo 2 anni e niente, sono morto, praticamente sono rosso relativo. Ciao a chi viene. Allora, aspettiamo un po', così arrivano tutti. Se no si perdono il pezzo di Breaking Points, che potete ritrovare, penso, da domani sul secondo canale. Prima puntata domani, quella che abbiamo fatto stamattina, quella che faremo oggi, la mettiamo dopo domani. Vediamo un po'. Amatesi, tu lo sai, vivi con me, lo sai. Cioè, vivi nel gruppo Telegram, quindi sai che me ne sono dimenticato. Faccio fino alle 22, sì, fino alle 22, poi vi faccio sapere domani sul gruppo Telegram o su Instagram se verrò in live, se sopravvivo a questa lunga live, se nel caso vado domani in live, se no ho pensato di fare 17-20 carriera, quindi iniziamo la carriera con la VR e dalle 20 alle 22 breaking point. Finché non togliamo dalle balls breaking point, facciamo così. Poi, non domani, dopodomani. Voilà. Grazie, Steven. Spero tu abbia approfittato della pausa per mettere la crema. No, me sono scordato, non ho tempo. Niente, praticamente dopodomani invece facciamo prove libere. Probabilmente il GP che viene dopo il Bahrain per allenarci per la carriera della VR, quindi non ci sarà la carriera dopodomani. Facciamo prove libere e breaking point, ok? Oppure breaking point e prove libere, vediamo un po'. Poi se nelle lobby arrivano più persone e ne siamo almeno 15, inizieremo a fare le gare online. Poi faremo tantissime altre cose, tra qualche settimana inizieremo a fare la carriera 2 giocatori con Riccardo. Presto faremo una serie anche su multigiocatore, sulle classificate, sperando funzionano le lobby. Devo ancora vedere, aspettiamo che la prendono il gioco un po' tutti, quindi dobbiamo aspettare qualche settimanella. Ok, dai, iniziamo. Gameplay.
Vai di Breaking Point. Continuiamo. Siamo capitolo 6. Alfa Romeo. Vai. Vediamo cosa succede. Messico, capitolo 6, solo con solo una manciata di gare rimaste, il tempo a disposizione sta ormai per giungere al termine per l'Alfa Romeo. Assicurarsi gli ultimi punti è fondamentale se vogliono posizionarsi nella parte alta di metà classifica. Ok, questo l'abbiamo letto prima, quindi ciao. Ciao, ciao. Alex Hunter continua il viaggio. Allora, Ricciardo abbandonerà la Renault, questo l'abbiamo visto. Con il pad puoi guardarti anche intorno, ma qui con il volante no. Però vabbè, fa niente. Avanziamo. Vai alla gara. Dai. Allora, vediamo un po' se lo faccio a primo colpo. Vediamo l'obiettivo, che me ne dimentico sempre di leggere. Con pochi giri rimasti. È un'altra volta sta cosa. Pochi giri rimasti. Alfa Romeo. L'Alfa Romeo. Alfa Romeo. Sta cercando in tutti i modi di andare a punti, così da migliorare la situazione in classifica. Aiden Jackson necessita di un'ultima spinta per poter stare al passo con il suo compagno Casper Ackermann. Vai. Sette giri rimasti. Come sta andando, Aiden? Bene, bene. Possiamo spingere un po' di più. Dov'è Casper? Davanti a te, non preoccuparti di Casper, vogliamo che migliori la tua di posizione. Ok, ricevuto. È ottavo. Azzo. Comunque i danni ci sono in questa storia qua, non c'è un cazzo praticamente. Ok, ci siamo. Alla Madonna. Niente, ho sbagliato. La tua ala anteriore è danneggiata. No, zi, rifacciamo. Che palle. Ah, cazzo, avevo i flashback. Porca puttana, me ne dimentico sempre. Io non utilizzo Come i flashback. Come sta andando, Aiden? Bene, Bene. Possiamo spingere un po' di più. No, niente, non puoi modificare Davanti queste cose. Te. Non preoccuparti di Casper, vogliamo che migliori la danni, tua posizione. Danni, tagli, okay, no, niente. Ricevuto. Calma, calma. Perché ho fretta di andare a prendere quello, perché sennò mi annulla tutto e devo rifarlo, non sei mai. Dai, siamo usciti bene stavolta. È difficile sta gara è difficile perché non ho mai provato adesso con questi settaggi. Casper è in P8. E Kamma fa? Ma io ho problemi di... per curvare qua. Sta curva come curvo se non curva, porca puttana. Non la voglio rifare, che palle. Dai. Stiamo raggiungendo la vettura di fronte, ma dobbiamo anche tenere d'occhio le gomme. Non faremo un'altra sosta ai box. C'ho fino al 18° giro per andarlo a prendere, sì? Speriamo. Sei indietro di 4 posizioni rispetto a Casper. Allora, Vettel preso. Fino al 17°. Porca troia. Mi mette ansia sta cosa, non guido come dovrei. Qua non gira, qua perdo un bordello. Ma che cazzo è?
Pazza, come la perdi? Casper è in P8. Am capit, che gli fa? E ho finito l'ERS. Un attimo. Fatemi finire sta gara. Non sto facendo bene. Albert XL, se non ho letto male, grazie di cuore. Mi raccomando, punto esclamativo Telegram. Vieni nel mio gruppo Telegram. E niente, qua non ho un buon feed. Qua il DRS. Non c'è più quel suono che ti ricorda dell'attivazione del DRS. Sei indietro di 4 posizioni rispetto a Casper. No, non ce la farò mai così. 4 secondi da Casper. La madonna, porca puttana. È tosto. È tosto tantissimo. Vedi come perdo qui. Mannaggia la... No, è impossibile. Qua la sterzata non sterza. Però la spinni lo stesso. Cioè io per girare qua questa curva, vedi quanto tempo perdo. Vedi. Come cazzo devo fare per non... Vedi, perdo un bordello. Ma non lo so. Secondo me è un problema qualche decimo di vantaggio sulla vettura che ti segue. Non so come pigliarlo. Non ce la farò mai. Mi va lunga. Maria Bottas decimo. Ma che cazzo. Bottas l'unica parte dove vince è Messi. Non lo piglierò mai. Qua devo alzare il piede. Sei nuovo Alex? Due e sette, eh? Cazzo, vedi quanto tempo! Niente. Fottuto, non gira. DRS preso. Tre secondi. C'ho due giri. 5, 6 e 7, ho due giri. Casper è avanti di 3 posizioni. Ma me lo devi dire ogni 2 secondi? Vacca boia. Bella mossa, ben fatto. Casper è in P8. Non ce la faccio. La
ce la faccio. Di Alfa Romeo e Aiden Jackson ha colpito tutti oggi. Il pubblico è rimasto sorpreso. Però di mezzo c'era Ricciardo. Senza dubbio la Suarese è migliorata dall'inizio della stagione. Oggi ha guidato in maniera impeccabile. Ma c'era Ricciardo in mezzo. Ma siamo al giro di boa. Ackerman si farà da parte? Mantieni la posizione. Non è un lamento. Non ho mai visto niente del genere. Due compagni così, ruota ruota. Contatto, contatto. Incredibile. Hamilton Rosberg. Tutte e due fuori gara. Hamilton Rosberg. Ragazzi, quando io vi parlo delle cose, non vi parlo perché mi lamento, vi spiego quali sono le difficoltà del nuovo gioco per me. Non voleva essere un mi sto lamentando di un qualcosa e vi dà fastidio. Se vi dà fastidio non ve lo racconto, eh. Chiudi la porta e seduti. Che diavolo sta succedendo là fuori? Abbiamo investito milioni per voi. Milioni! Guardatevi. Voi vi comportate come dei bambini. E tu, ragazzo, hai molta strada da fare. Però te ne freghi altamente. Tu, invece, dovresti comportarti come un adulto. Dovreste vergognarvi. Brian, basta! Io... Non voglio sentirvi. Ci attivo un po' la web. Buttarvi fuori a calci. Ormai questa stagione è andata. La scuderia è più importante di voi e dei vostri battibecchi. Crescete! Se capita di nuovo una cosa del genere, siete fuori, intesi? Vi giuro, guiderò io personalmente. Fuori! Fuori di qui. Ma è Kimi Raikkonen un po' più vecchio, eh? Anche tu. Ehi. Ehi. Allora, cosa ha detto? Minaccia di licenziarci. Non lo farà. Non è quello. Ah, lasciamo stare. Lily? Sa che sto bene? Sì, ti ha visto uscire dall'auto. È con tua madre. Ok, bene. Hai visto di peggio, lo sai. Non è facile. Forse no, ma stai bene. E hai una famiglia che ti ama. Ma si chiama Casper perché morirà e diventa un fantasma. A dopo. No, ma il problema è che è settato bene. Il problema è che è settato bene. Il problema è proprio quello. È settato bene, ma ci sono dei problemi che devono fare l'aggiornamento, perché non mi dà anche alcuni tasti. Allora, vediamo un po'. Non ho parole, anzi ce le avrei, ma anche sono troppo scurrili. Dopo che Brian avrà finito, ti voglio nel mio ufficio immediatamente. Che amarezza. Casper, non so se ti ha già contattato, ma devi andare da Federic adesso. Non peggiorare la situazione. Spero tu stia bene.
Lucas Weber. Vederti uscire illeso mi ha sollevato. Possono solo immaginare che aria tiri nel team. Fatti forza, amico. Alla luce dell'incidente di oggi ho preso l'iniziativa di riprogrammare tutte le interviste post-gara. Ti contatterò a breve con una scaletta organizzata. Qua vediamo a chi danno colpa, non ci credo. Spero che Casper stia bene, anche Aiden ovviamente. Che casino, quindi c'è un po' di preferenza per Casper. Che casino, sono contento che nessuno si sia fatto male, ma questo tipo di atteggiamento è ingiustificato. Butler, per esempio, non si comporterebbe così. È un fanboy di Devon Butler perché c'ha la D e la B, Devon Butler, come icona. Ho riguardato l'incidente 20 volte e ancora non ci credo. Mamma mia. Distrutto, dai ragazzi, siete meglio così. Di così. Cosa ho appena visto? Scusa, ma Jackson era palesemente più veloce. Ok, c'è anche qualcuno che ci difende. Andiamo su ricompense, un attimo. Andiamocela a prendere questi punti esperienza. Voilà. A posto. Salta. E andiamo. Gran Premio dell'Australia, capitolo 7. È il 2021. Nuova stagione, nuove possibilità e un nuovo inizio per Casper Eckermann e Alfa Romeo. Rimasti a bocca asciutta nel 2020, la scuderia e i piloti cercheranno di iniziare col piede giusto. Quindi alla gara inaugurale di Melbourne. Q3. Qualifica. Un'altra stagione di Formula 1 è pronta per iniziare. Alcune scuderie sono preparate, altre hanno mostrato difficoltà ai test. Vediamo cosa ci aspetta. Prepariamoci, le qualifiche a Melbourne stanno iniziando. Quindi, Aiden Jackson è in buona posizione. Ma Alfa Romeo spera che questo giovane possa spingersi un po' più in alto in classifica. Il suo compagno di scuderia Ackerman, invece, non è entrato in Q3? 13 millisecondi. Hai fatto il possibile. Se fossi uscito come secondo oggi, avrei ottenuto quei 13 millisecondi. Perché devo uscire sempre per primo? Non lo so, Lore. Sei undicesimo, Casper. Puoi recuperare? Sì, lo so. Ma non dovrei. Comunque la livrea dell'Alfa Romeo mi piace molto. Sì, è abbastanza bella. Allora, vediamo un po' i messaggi. È arrivata la nuova stagione, telefono. Zoe, ehi. Giorno, papà. Lily, lo sai che non è giorno dove mi trovo, sì? La mamma dice che sei dall'altra parte del mondo. Ah, ok, la figlia. Papà è in Australia, sono sottosopra. Ah, e come mai le auto non cadono giù, allora? La mamma te lo saprà spiegare. Me la passi? Non cadere, papà. Non lo farò, Lily, promesso. Ehi, qualifiche terribili, eh? Mi hanno mandato fuori per primo. Di nuovo? Già. Beh, alcune delle tue gare migliori le hai fatte partendo dal centro. Ma sono Ackerman, sì. Adesso. Certo, pensavo amassi le sfide. Lil, scendi dal tavolo. Perché sono Ackerman? Colazione. Devo andare. Certo. Andrà bene. Ci riesci sempre. What? Ti amo anch'io. Perché? Vediamo, nuove scuderie per il 2021. Vabbè, parla della Aston Martin e dell'Alpine. Ritorno in terra australiana. Gli occhi aperti si volgono verso Melbourne al Gran Premio australiano. E non vediamo l'ora di raccontarvi tutti i suoi avvenimenti post-gara. Speriamo solo di non assistere ad eventi sfortunati come l'esordio di Aiden Jackson dell'anno scorso e alla nascita della rivalità contro il compagno Casper e bla 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 bla, tutte ste cazzate qua. Vediamo qui, buona fortuna. Sarò breve, volevo mandare un messaggio per ricordare a tutti un buon inizio di stagione. Vediamo che cazzo succede. Ma perché sono... Siamo sicuri che sono Casper? Previsioni del tempo. Visualizza. Non c'è pioggia. Lucas Weber. Ehi Casper, fammi sapere quando sei libero per prenderci un caffè. Sono in grado... Ah, ok, sono Casper. Perché Casper? Perché devo impersonare questo pilota? Non ho capito. Capitolo 7. Con la tensione dell'anno scorso ancora percettibile, Casper Ackerman cerca di spingere al massimo durante la gara.
inaugurale del campionato del 2021. Va a vedere che muore davvero questo. E si chiama Casper per quello. Qualcosa non va. Va bene, Casper, controlleremo. È il cambio. Ho perso una marcia. Vai, Casper, ce ne stiamo occupando. Spingi al massimo. Ci provo. Ah, direttamente in ottava. Aspetta, qual è l'obiettivo che non ho visto? Concludi la gara mentre gestisci un guasto. Ah, una cazzata praticamente. Fatti fucsia con meno una marcia, bene. Brutte notizie riguardo al cambio. Il team le sta provando tutte, ma non siamo molto ottimisti. Devi continuare così e fare del tuo meglio. Non possiamo chiederti di più. Che cazzo! La marcia numero 7 è andata? Che poi non è così grave. La settima non è così grave. Oh! Porteci tua. Ok, bel sorpasso. È qui che vado a perdere. 1,7 da Stroll. La Aston Martin. Andiamo. Mazza come saltano le marce, signori. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Riuscirò a prendere Stroll? Mica obiettivo del cazzo finire la gara così. Bellissimo quando sali su Cortolo, senti la vettura proprio davvero. Ok, distanza dal compagno di scuderia 4,4 secondi. E il DRS non me lo dà. Non ero sotto DRS. Mazzo come stavo perdendo il culo. Mena. Portacci di Stroll. Maledetto. Okay. Il distacco dalla vettura che ti precede è 2,9 secondi. Sono andato largo qui. DRS. Non mi suona il DRS e me ne dimentico. Porca puttana. Dai, non sa, rimane così, non l'aggiustano. Piana, tutta la gara così. Vabbè che sono due giri. Mazza, che difficoltà. Che?
Chi è che ha fatto a quad? Cazzo, attenzione. Abbiamo carburante Nick, a sufficienza, grazie, per altri tre giri. Stupidita, ha fatto a quad. Un po' lungo. Questa ottava di merda. Aiden Jackson è ottavo, eh. Solo a me chiede di arrivare quarto. L'ottava che mi fa perdere tempo. Sei all'ultimo giro. Mazza. Non penso devo superarlo per forza, eh. Mi diceva solo di concludere la gara. Ok. Madonna, okay, gli sta per tirare la botta. Fai attenzione alla macchina. Ok, mentre questo entri. L'abbiamo fatto. Vediamo un po'. Grande prestazione della Red Bull, che oggi si aggiudica una vittoria stupenda. Ok, ha vinto Verstappen. Cos'è successo a Kasper Ackermann? È riuscito a finire, ma sembra abbastanza frustrato. Non credi, Luca? Sembrerebbe un guasto al cambio. È sempre difficile. L'hanno frustato. Una cosa del genere. Ackermann non sarà felice. Guardate la faccia di Pierre, perché? Beh, non è un bel inizio di stagione. Speriamo che riesca davvero a recuperare. Ed ecco i vincitori di oggi. Una Red Bull sempre più sugli Fatemi studi, ascoltare. Ha svolto anche stavolta un lavoro eccellente. Di sicuro la scuderia può essere orgogliosa della vittoria. È Luca Filippi, sì. Non capisco perché Luca Filippi, quando hanno messo Banzini nella Formula 2, non lo so. Cioè, tienilo nella Formula... pure Formula 1, Banzini, porca puttana. Che Cristo. Prova sfortunata oggi. Che cosa puoi dirci? Sfortunata? Allora, brutta gara per te oggi, Kasper. Parlaci un po' di... problema col cambio. Un problema col cambio. Non una cosa piacevole, insomma. Ma risolveremo, sono sicuro. Bene. Nonostante l'evidente difficoltà tecnica, sei riuscito a finire. Quanto è dura portare a termine una gara in queste condizioni? In questi casi l'esperienza è un fattore importante. Devi lasciar perdere tutto, stare attento.
ma provare ad ignorare ciò che ti circonda, di concentrarti sul problema e sperare per il meglio. Dato un inizio sfortunato in questa stagione, mi chiedo se non sia dovuto al rapporto complicato con il tuo compagno nella scorsa stagione. Come vanno le cose tra te e Aiden? No comment. Aiden è Aiden. Io mi sto concentrando su me stesso, semplice. Ti ringrazio. Allora, durante la videata, le cutscene è fatto bene, non sembra un vecchio. Poi trasportato nel gameplay sembra Raimondo Vianello. Vabbè, comunque, così tante cose sono successe e siamo solo all'inizio. I guasti meccanici incapacitano Ackerman, impedendoli di decollare nel Gran Premio australiano. La sfortuna continua a perseguire il pilota olandese. Chi siamo adesso? Problemi per Ackerman in Australia. Ben fatto Casper, punti utilissimi per l'Alfa Romeo. Un finale di gara per Ackerman ottimo, nonostante il guasto al cambio. Che mito, guasto al cambio e riesce comunque ad andare a punti. Mail, scatola del cambio. Ottimo lavoro Casper, sei riuscito ad andare a punti nonostante la situazione. Siamo tutti infuriati riguardo il problema del cambio, ma non preoccuparti, stiamo investigando sull'accaduto e ci assicureremo che non succeda più. Ci aggiorneremo al briefing, a debrief, no a brief. Casper, Jeff ti avrà probabilmente già contattato, ma noi stiamo ancora sistemando il cambio, il team ce la sta mettendo tutta. Lucas Weber, hai visto l'intervista di Butler? Sta solo cercando di farti incavolare, è solo un troll, ignoralo e continuiamo sulla nostra strada. Però breve, volevo mandare un messaggio per augurare a tutti un buon inizio stagione. Vabbè, questo l'abbiamo visto, a posto. Ricompense. Salta. Ok, andiamo. Allora, sia Alfa Romeo che Casper Ackerman sperano di scrollarsi di dosso la frustrazione del Gran Premio di Australia e di trovare stabilità a Sakhir. Man mano che la gara procede, diventa sempre più chiaro che l'usura delle gomme ha raggiunto livelli critici. Gran Premio del Bahrain, metà gara, ma tutti a questo? Tutti a questo? Sì, sì, prima stagione con Aiden Jackson, mo sto facendo col vecchio, che ne so. Gomme andanti. Mamma mia. Capito, ce la fai ad entrare nei box al prossimo giro, Casper? Box al prossimo giro. No, devo entrare adesso, è ingestibile. Adesso sta arrivando Aiden, resisti un altro giro, Casper. Non è un giro sotto. Sì, per lui c'è un'altra strategia in atto. E per me, invece? Sta entrando adesso. Attendi, Casper. Ok. No, non riesco a gestirlo. Arrivo anch'io. No! Ma amo perde posizione. Problema, eh? Sii paziente, Casper, per favore. Perdo una posizione. E un'altra ancora. Va bene, andiamo, andiamo! Bello, bello, questo... idiota, se non teneva la vettura, non è che sei nella realtà, non è che stai nel videogioco, eh. E mo? Qual è l'obiettivo? Okay, dove sta scritto? Non è stata la scelta giusta. Vedi se riesci a recuperare qualche posizione, Casper. Ci sono. Mi piace la voce profonda di questo personaggio, comunque. Allora, e l'obiettivo non lo vedo, porca puttana, perché lo perdo sempre l'obiettivo? Che cazzo devo fare? Sì, la voce è bellissima, la voce è proprio bella. Penso che devo andare solo a punti. Cazzo, Alonso con le soft. Aspettate, vediamo sul dritto. Che dice? Obiettivo, riprenditi le posizioni perse e concludi all'ottavo posto superiore. Un assord. Quanti giri ho? Mannaggia la puttana, certe cose. Mazepin l'hanno messo qui.
sì, ma Alonso corre. Corre a bestia. Ottavo posto, due posizioni, tre posizioni. Cazzo. In quattro giri. Stanno lì, sì, si può fare, si può fare. Se non sono doppiati. Cazzo, sto andando a prendere Alonso con le soft. Ma ce l'avrà usurate. Non so, gialle le gomme che ha Alonso. Ok. Che cazzo fa Jackson in decima? Ma ci hanno fatto credere che giocavamo con Jackson e poi in realtà stiamo con questo, non ho capito. Ma è diciottesimo Jackson. Perché Jackson è diciottesimo? Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Almeno si è spostato. Che errore, che errore. Azzo. Sbagliato. Che puttana. Così dovevo fare. È diverso il modo di staccare, eh? Comunque lo preferisco, perché puoi staccare più tardi. Puoi allungare, lasciarla scorrere di più la vettura, eh? Il gameplay non è male, eh? Cazzo. L'ottavo è Vettel. È cosa fatta praticamente. Cosa succederà tra pochi secondi? Scoppierà qualche cosa? No, perché a questo gli scoppia tutto. Poi non ho capito perché Jackson è diciottesimo. Cioè, non l'hanno neanche menzionato il fatto che è diciottesimo. A Seb, a fammi una pompa. Ok, siamo ottavi. Obiettivo raggiunto. Adesso non spingiamo. Perez. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. L'Alfa Romeo che va a prendere la Red Bull, è una cosa incredibile. Sbagliato. Sainz è con le dure. Strategia Ferrari, signore. Ok. Siamo pronti a superare una Red Bull con l'Alfa Romeo.
Questa è la bravura di Ackerman. Mazza, vedi come va l'Alfa Romeo. Stacca a lungo Ackerman su Perez. Mi butterà fuori pure qui? No. Gran bella lotta, ma passa Ackerman. No, Sainz non lo pigliamo. Stroll quarto. Che cazzo. Ok, dobbiamo solo concludere. Il nostro l'abbiamo fatto. Chiedeva l'ottava, siamo arrivati sesti. Gomme nuove, giustamente, però. Cazzo. Sei e quattro, ultimo giro, dai. Ultimo giro. Vai con l'ultimo giro, ragazzi, in chat. Fate vedere ai nuovi iscritti, ai nuovi seguaci, cos'è l'ultimo giro. Sei all'ultimo giro. L'ultimo giro, eccolo, grande. Sei secondi comunque da Sainz, non male. Abbiamo dato uno e due a Perez. Abbiamo sufficienza per altri due giri. Sì, non mi fa esplodere la macchina, eh. Guarda con l'ultimo giro come partono, guardali. Vince Bottas. Maria. Poi mi devono spiegare perché sto utilizzando questo pilota, però va bene. Ok. Prendi la gomma e portala a casa. Ok, prendi la gomma e portala a casa. L'ha detto davvero, l'ha detto davvero, ancora. È un bel incontro tra Ackerman e Jackson nel garage, Luca. Credi che se ne diranno di belle dietro le quinte? Ma Ackerman sembrava proprio arrabbiato. Gli hanno detto di entrare al prossimo giro e invece eccolo lì. Una decisione azzardata. Non ti sembra che sia agitato? Secondo me i suoi problemi personali lo distolgono dalla gara. La scorsa stagione si sono tolti punti a vicenda e anche quest'anno a quanto pare la strada sarà questa e sarà così. La Mercedes torna a fare festa dopo uno straordinario weekend di gara. Il podio è sempre una grande emozione. Bottas. Bottas Hamilton Verstappen. Va bene. Al giro successivo. Successivo gioco, magari non al prossimo. Non ho capito, Luke. I Loaker. Da fuori è apparsa come una gara molto avvincente. Le tue impressioni? Allora, vediamo che rispondere. Casper, gara dura. Puoi dirci di più riguardo le incomprensioni nel pit? Sono cose che succedono. Assolutamente queste cose succedono. Ho iniziato a sentire le gomme un po' strane, quindi sono rientrato. È stato un rischio calcolato. Non c'è altro da dire. Mi sono fatto da parte e ho finito la gara. Allora, oggi il problema a cui abbiamo assistito sembrerebbe una chiamata sbagliata dalla scuderia. Invece tra te e Aiden Jackson? Tutto bene, oggi c'è stato un problema di incomprensione tutto nei pit. Tutto bene.
Oggi c'è solo stato un problema di incomprensioni nel pit. Sì, Aiden e io abbiamo avuto problemi la scorsa stagione, ma ormai è passato. Perché me lo chiedi? Beh, sembravi arrabbiato con il tuo team alla radio. La gente pensa che questo sia un segnale di qualcosa di più profondo. Come rispondi? Vabbè, è l'adrenalina. Non c'è di che preoccuparsi. Era solo l'adrenalina. Nel mezzo della gara ti spazientisci. Non ricordo nemmeno cosa abbia detto. Se è stato qualcosa di colorito, sono certo che ci faremo una bella risata più tardi. Grazie per il tuo tempo. Madonna, i capelli di quella sono un qualcosa di inguardabile, porca puttana. Porca puttana, pure su PS5. Sono al capitolo 6 per chi me l'ha chiesto. Nonostante l'incidente nel pit sia costato ad Ackerman qualche posizione, il pilota olandese è riuscito comunque a recuperare e a terminare la gara in una posizione soddisfacente. Sia per lui che per l'Alfa Romeo al Gran Premio del Bahrain. Non capisco, Zoe. Priorità al pit. Gli hanno appena fornito la nuova Power Unit. Lo fanno uscire dopo di me in qualifica. Questo ragazzino adesso è il primo pilota. Credo che non sia questo il caso. E perché lo pagano di più? Ah, ti rode ancora. No. Non lo so, forse. Preferivo non saperlo. Quindi non sono i soldi? Sono vecchio. No, non lo sei. Smettila, del culo. Come pilota, lo sono. Ma dai, hai detto che questa era la tua ultima stagione. Glielo devo ancora dire. E quando lo farai? Che figata. Presto. Questa cosa mi piace. Beh, nel frattempo non prendertela con Jackson. Sì, Raikkonen. Ok. E non fare la vittima, non ti si addice. Sì, ok. La prossima gara sarà a Zandvoort. Tutti faranno il tifo per te. Bello. Sì, il loro beniamino. E... Sì. Sì, l'uomo che amo. Oh... Sei dolce. Ma è tutta farina del tuo sacco? No, dici. E fammi una pompa? No? No, non gliel'ha detto. Ah, alla De Sica doveva rispondere qui. Comunque... Non sono come Verstappen io. Hai rovinato tutto. Mi piace più questo personaggio qui. È più bello quello che si sta creando con Casper che non con con Aiden Jackson. Lo posso dire? Lo posso dire? Ho detto una bestemmia? E sembra più bello questo. Questa parte è molto più bella. Mail. Vediamo. So che è stato frustrante per te oggi, Casper. Comunque apprezzo molto la tua calma davanti alle telecamere. Non è colpa di nessuno. Casper, il debrief è stato spostato di mezz'ora. Vabbè. Sai, la tua clip della comunicazione radio sta facendo il giro del web. La stampa adora la frase: per Aiden non vi siete mai fatti problemi. Ora Alfa Romeo è in trading per motivi sbagliati. L'hashtag ecco per... Ecco che per... Do una posizione, voilà. Sto guadagnando notorietà. E che cos'è? No, è bello, Steven. Questo è bello, questo è bello. C'è una storia, c'è qualcosa di costruito. Te stai impersonando in questo momento un pilota che ancora non dice che si sta ritirando, che sta cercando di prendersi, tra virgolette, le sue rivincite su un ragazzino di merda che non aveva né capo e né culo, secondo me. Mi piace più questo. Molto di più. Poi la voce, il doppiaggio, molto più bello. Una cosa di diverso, non per forza il ragazzino debuttante che deve vincere per forza. Oh, porca puttana. Prossimo capitolo. Abbiamo un'ora ancora. Andiamo in Olanda, in casa di Casper. Guasti meccanici e strategie di gara discutibili hanno caratterizzato l'inizio di stagione di Ackerman. Ci spostiamo a Zandvoort, paese d'origine di Casper. Ritorno in casa, si spera rivelare la pancia alle recenti difficoltà alcune settimane dopo. Va bene.
Non mi dire che sto di nuovo col bimbo di minchia, no? Per favore, Ackerman. Ackerman, mi piace lui. Zandvoort è stretta, piena di... vabbè, questa... Beh, la chiamata? La moglie? Zoe? Papà! Ehi, lì. Mi hai rotto il cazzo, Lara! Ah, non è là. Ho disegnato? Pure Lara. Cos'hai disegnato? È un segreto. Stupidità, okay, ma non è così. Me lo mostrerai più tardi? Forse. Oggi vincerai, papà? Spero di sì, Lil. Ehi, posso farti una domanda? Che domanda? Qual è il tuo pilota preferito? Tu, papà. Lo sapevo. Volevo esserne sicuro. Mi fai parlare con la mamma? No. Ok. Ciao, papà. Ciao, Lily. Eh? Mi fai parlare con la mamma e poi non... vabbè, in quella intervista che hai fatto con Morgan West è uscito. Può essere un po' difficile da gestire, ma sei riuscito senza problemi. Penso che te la sei cavata abbastanza bene. Vabbè, non ci hai fatto un cazzo. Casa, ehi, so che leggi. Questa è la moglie. Sempre le mail, quindi volevo augurarti buona fortuna via messaggio. Divertiti in pista. Cass lo chiama la moglie. Sarà bello averti a casa oggi. Madonna, quando c'è questo messaggio, sarà bello vederti in casa oggi. Questo spatta e muore. Guarda adesso. Se va tutto per il meglio, festeggeremo insieme. Se non andrà bene, beh, sarai comunque a casa. No, vabbè, mi rimarchi, sarai comunque a casa. No, guarda. Cioè, praticamente, in questa mail c'è scritto sbatti e se sei fortunato non muori. C'è quello, c'è scritto. Guarda mo che muore. Guarda. Guarda. Guarda, va. Con la sua famiglia che assiste alle tribune. Beh, lui sbatte e la moglie fa... E si spaventa, ne sono sicuro. Casper Ackerman spera che il ritorno su di un tracciato familiare possa portare fortuna. Guarda, guarda adesso. Ah, tutta la gara mi devo fare? Benvenuti a tutti a Zandvoort per un altro appuntamento di Formula 1. Ditemi quando esce l'obiettivo, che non lo vedo io. Diciamo. Il circuito di Zandvoort vanta 14 curve, diciamo. 10 a destra e 4 a sinistra. Vi è molto banking sulla superficie, oltre a cambi di dislivello che mantengono i piloti sull'attenti per tutti i 4 km del giro. Va bene. Insieme con me, Luca Filippi. Max Verstappen, ma laggiù a metà gruppo c'è anche un altro preferito. Stiamo parlando di Casper Ackerman di Alfa Romeo. Dopo l'ultima prestazione, quale momento migliore per riscattarsi, capelli, se non quello del Gran Premio di casa? È invecchiato. Così tutto andrà. Ma è invecchiato male proprio. Vediamo ora la griglia di partenza in attesa della gara di oggi. La giovane superstar Max Verstappen parte dalla pole position e al suo fianco c'è Lewis Hamilton. Nel resto della griglia invece Bottas, Norris, Leclerc, Sergio Perez e Bottas, Sainz, Ackerman, ottavo, Fernando Alonso e Daniel Ricciardo, giovane superstar, mopici 30 anni, Ocon e Vettel, Butler, Gasly, Butler fa schifo bro, Russell e Nikita Mazepin, 18° Mazepin, attenzione, Schumacher, Nicolas Latifi, e dietro Mazepin. E le 5 luci del semaforo presto si spegneranno, dando il via al Gran Premio di oggi. È vero, Gigino Malandrino, era proprio quello che non riusciva ad esprimere. Il pubblico è qui per te, Cass. Usiamo questa adrenalina per vincere. Cazzo. Facci vedere cosa sai fare. Cazzo, no Cass. È proprio quello che pensavo io, che non riuscivo a trovare proprio una similitudine. Plasticosi, madonna mia... Allora, aspetta, la benzina qua non rischiamo, va? Allora, strategia, partiamo prima con le medie, dai. Vai, vai. Ma cazzo si mette qua? Occhio. Oh! Cazzo! Qual è l'obiettivo, ragazzi? Io non lo vedo mai!
Ma e qua non si può girare. Mua. Non è uscito. Allora non so io, cieco. Mo vediamo, aspetta. Ma nelle curve veloci non sterza più. Arriva sul podio. Cosa? Quindi mi devo fare 18 giri praticamente. Vabbè, qua bombazza proprio. Bello, che sorpasso. Porca puttana. Va Alonso, va. Tra vecchi ci si intende. Vai, vai. Porca puttana. Vanno lentissimi. Qua come cazzo faccio? Non gira qui, guarda quanto perdo. DRS ora attivo. Ok. Il problema è questa curva a me. O non la piglio bene. No, ma perdo troppo. Dai, dai. Come cazzo arriva a podio, ma porca puttana. Madonna. È vero, io sto con le medie. Ah, ma stanno tutti con le medie. Perso un giro dietro Sainz per un errore mio. Man, Sainz, man. Cazzo, mazza, come fa brutto qua in Olanda. Me lo pigliamo? DRS. Non mi avverte sul DRS, è un fastidio assurdo non sentire il tic. Quando non senti il tic, ti dimentichi le zone di RS. Dai, Sainz, lo bruciamo adesso. Tic. Lo faccio io, tic. No. Ok.
perdo qui. Dai che ci siamo? Dai! Porca puttana! Non gira sta bastarda! Meno male che non si sfascia sta macchina qua, hanno fatta di Inox 1810 qua. Cazzo. Beh, adesso bisogna usare i flashback, porca troia. Dai. L'ho stretto troppo. Perché a volte non girando tantissimo devo anticipare la curva. E botta, se mi fa perdere tempo. Porca vacca. Questo settore lo faccio sempre a merda, oh. Dai. Perso concentrazione. Dove sta il terzo, mo? Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme morbide. Ok. Mo mi supera di nuovo Bottas, guarda mo. Su, 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 su. Usciamo bene da sta curva. Uno, due. Non l'ho fatta bene. Dove vai? Stiamo lentamente recuperando terreno sulla vettura davanti. Vedi di non mollare proprio adesso. Ok. Niente. Come la freno, porca troia. Ce la fai? Devo andare a prendere Leclerc. Ma che davvero? La finestra del pit stop si è aperta. Ok. 6 secondi da Leclerc.
La nostra battaglia inizia adesso per andare a prendere Charles. Vediamo. 5 no. Forza, ce la facciamo. Forza, 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 forza. Ok, il distacco è 5,9 Guarda, secondi. Guarda, qui com'è lenta. Assurdo. Ma sto perdendo da Leclerc. Sto guadagnando, ragazzi, su Leclerc. Scrivete un po' in chat. Sto perdendo. Porca vacca. Zitti, zitti, che non entra in box Leclerc. Ok. Mamma mia, nel fumo è passato Alonso. Vai. No, mi hanno cambiato l'ala, perché? Vai, vai, vai. Ma avevo danneggiato. Fai attenzione alle gomme, no. Adesso devi finire la gara con il treno attuale. Porca vacca. No. Ma vaffanculo. Quando è che ho danneggiato se ho usato il flashback? Ma vaffanculo. Sta cosa qua che non gira. E gira. Madonna mo. Aiden è nei box. Aiden nei box. Mamma mia. Di nuovo qua avanti. No. Non ce la farò mai in 7 giri. Proviamoci. Si sa mai. Perché mi hanno cambiato quell'ala di merda? Se guidavo bene. Forse quando ho toccato si è rotto qualche flap. Ma non credo. Mo stanno tutti col DRS. Vedi a quello che va a bloccaggio, eh. Ma vaffanculo, Sainz. No, sto guidando malissimo. Non ce la farò mai. Cazzo, un'altra volta sta gara. No, che palle. Voi avete capito perché mi ha cambiato l'ala? C'è una spiegazione.
Ti togli dal cazzo. E sta curva come cazzo la faccio? Mannaggia la puttana. Su, 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 Alonso, su. Bella mossa, ben fatto. Ma va a cagare. Spero che Leclerc sia attaccato a tutti, perché sennò... Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Troppo tardi. Mazza come Skoda. No, non ce la faccio. Troppo tardi. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Da ricominciare. No.
Non recupero. Non ce la facciamo. Siamo al sesto posto. Davanti c'è Bottas. Distacco dall'auto davanti, 4,0 secondi. Monta gomme morbide usate. C'è Ricciardo dietro di te. Monta gomme morbide usate. Il distacco dalla prima posizione è 21,4 secondi. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Mancano due giri, il prossimo sarà l'ultimo. Ma mi dà... cioè, se devo arrivare per forza terzo, perché sennò poi mi dà game over lì, devo rifare la gara, giusto? 5,2 secondi. Vediamo, vediamo. Ma non credo, eh. Non c'è nessuna scena finale, fidatevi. Abbiamo sufficienza per soli due giri. Si fa lo schermo verde e ti dice di rifare tutto. Sei all'ultimo giro. Facciamoci l'ultimo giro. Appena taglierà il traguardo Leclerc, mi darà game over, vedete. Mamma santa. Perché mi ha cambiato l'ala quel figlio di troia? Porca puttana, no, vabbè. Sto morendo, raga. Sto crepando in corpo, sono troppo stanco. Hamilton passa il traguardo. Leclerc l'avrà passato già il traguardo, no? Ecco, appunto. Abbiamo mezz'ora, me la devo rifare. Ma Ackerman e Terence Hill. Ok, ok. Ho capito, ho capito. Che palle. E niente ragazzi, volevo continuare la storia più velocemente possibile, ma adesso ho solo mezz'ora, quindi penso... Usiamo questa adrenalina per vincere, facci vedere cosa sai fare. Cerchiamo di vincerla subito, dai. Mi chiedo scusa ragazzi, ma... devi per forza fare quello che ti dicono loro. Dai, faccio subito, me la tolgo subito dai coglioni. Posto. Dai, andiamo più tranquilli. Ok. Il terzo è lì. Se non facessi ste stronzate, porca puttana. A tocchi il cordolo, qua voli nel nuovo gioco, eh. Bellissimo, su questo mi piace tantissimo. Tocchi il cordolo e voli via. Praticamente lo devi evitare, ricordo. Ad alte velocità, eh. Mamma mia. Mamma mia. Il terzo chi è? Gira. Non toccarlo.
Ok. Se no, non testi un pochettino, non puoi capire quali sono i punti di forza, purtroppo. Dove sta il terzo? Chi è? Hamilton è terzo? Caputta. Ma che è sta caponata? Voglio proprio vedere se mi cambiano di nuovo l'allettone. Cazzo, come esco bene in questa curva, oh? Possiamo usare il DRS. DRS disponibile. Sì, mo la vado a vincere sta gara, mi sa, eh. Che fai, Perez, cammini? Sta a posto la macchina. Fanculo. Gira. Su. Splendido, bella mossa. A Luigi. Andiamo a vincerla. Andiamo a prendere Verstappen. Attendere nel frattempo. Fucsia primo settore. Non sarà mai fucsia secondo settore. Becca questa, Verstappen. Stai creando un buon vantaggio sulla vettura che ti segue. Gli rifili qualche secondo a giro.
2-9. Vedete che la vado a vincere proprio questa. No. M'ho perso. Porca vacca. Sto cazzo di secondo settore ha rotto i coglioni. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme morbide. Ma Aiden Jackson, che cazzo di fine ha fatto? Due, tre. Mazza. Perso poco in questo giro nel secondo settore. Dai, 10 giri. Un 8. Madonna, okay, più 16 da migliore, cazzo. Aperta, puoi tornare ai box. Più 16, più 32, giri a martello uguali, costanti. A Verstappen, qua tra olandesi succederà il casino. Un 8. Madonna, ho perso 4 decimi per questa curva. Ah, boia. Perso tutto quello che ho guadagnato. Ok, forse ce la facciamo? Vai, vai ora. Perde tempo Verstappen, perde tempo Verstappen. Occhio. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Ma niente, ho i flashback, non ho paura. Quando ho i flashback non ho paura.
Ok. Se perde tempo con quelle vetture che devono ancora entrare in box, mi fa un piacere. È troppo distante. No, no, con le soft gira 3000 volte meglio Verstappen. Dai Pier, dai, non mollare Pier, che ce la facciamo. Ci sta perdendo tempo? Sì. Perde tempo Verstappen. Due uno e nove. Gli ha dato il DRS però. Aiden sta rientrando per la sosta. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 6,5 secondi. 1,5. Noi. E vedi qua, da 1,5 mi ritrovo di nuovo a 2. 5 decimi in quella curva. Non è normale. Li riguadagno qua. Ah, ha girato meglio Verstappen di me. Ok, proviamo a fare noi il giro veloce. Hamilton ha risposto. Hamilton ha appena registrato il miglior tempo. Tanto abbiamo i flashback nel caso sbagliamo. No, è inguidabile in questa parte. No, non ce la faccio, mi sa. Perdo tutto nel secondo settore. Guarda come cazzo li guadagno nel primo e nel terzo. Come cazzo lo devo fare sto settore? Come? Via. Ottimo, hai registrato il nuovo miglior tempo della gara. Sti cazzi.
Stai distanziando l'auto alle tue spalle al ritmo di 3 decimi a giro. Guarda moda, 1,6 a che arriviamo. Punta a capo. C'è un doppiato, sbaglio? Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Porca puttana, mi avvicino tantissimo qui. No! Ma che figlio di troia che sono! Ok, sei all'inseguimento della vettura davanti, ma ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo set di gomme. Vado a fare un altro modo. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Sto spingendo troppo. Sto spingendo tantissimo, ma non riesco in quella curva. Due sei, vabbè. No, addio. Il primo non lo pigliamo. L'obiettivo l'abbiamo fatto. Penultimo giro. Niente. Sì, vabbè, lo so, secondo va bene, però mi dà fastidio che in quel settore è tutto, non è una questione di velocità. È una questione di... che non posso sterzare tantissimo. E non capisco se è una cosa del gioco o che è un bug che non hanno impostato bene su questo volante. Non lo so. Non riesco a capire questo. Cioè io per poter girare sta curva perdo un bordello di tempo. Perché? 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 Perché no? Non ce la faccio più. Dopo questa devo staccare perché non ho mai utilizzato flashback in vita mia. Oggi proprio sto utilizzando tutti quelli che non ho utilizzato in tutta la mia vita. Da, fa quest'ultimo giro, ha rotto il cazzo.
sei all'ultimo giro. Uno 13.075 Hamilton. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Per un solo giro. Oh. Non muore, è strano. Non le è successo nulla, ma... Vediamo. È la fine della gara, ci vediamo nel parco chiuso. Vediamo che succede, mo. Una gara fantastica. Ma l'ho sempre fatto, Landa. Ho sempre fatto bene con la curva. Matte. Sono le curve veloci che non curva. Sì, non caro, so perché. Sapevamo che avesse un grande talento. Ora sia Ackerman che Alfa Romeo hanno racimolato dei punti importantissimi. Oggi l'ha spuntata la Red Bull con una prestazione di altissimo livello. Sisca. Negli ultimi tempi la scuderia ha fatto l'impossibile per tenere il passo con gli altri team e finalmente sta dimostrando tutto il suo potenziale. Ma che cazzo? L'hanno fatto proprio male. Per come esce nelle vidiate e poi nel gameplay è proprio Raimondo Vianello, porca tro... E non puoi cambiare l'assetto. Aspetta, aspetta. Il volante sembra facile. Ai fan è piaciuto. Madonna, sembra stessa domanda. Un arrivo sul podio oggi, Casper, qui di fronte al pubblico di casa. Come ti senti? Già, anche dopo una lunga carriera come la mia, continuo a pretendere solo il meglio da me stesso. Un arrivo sul podio è un raggiungimento per ogni pilota, ma è ancora più bello quando lo fai di fronte al pubblico di casa tua. Come vai in Alfa Romeo? Tutto tranquillo? Sono tutti felici? Non vi dirò che ce la stiamo passando bene. Tutti sanno che abbiamo avuto delle difficoltà. Non può andare sempre tutto bene. Ogni lavoro ha i suoi problemi. La Formula 1 non fa eccezione, ma ci concentriamo ogni giorno per migliorarci. E questa è una certezza. Bravo Riccardo. Ottimo, ed è tutto. Te l'ho detto. Ok. Il meteo usare ali alte. Sì, ma nella carriera, nel breaking point non te lo fa fare. E poi non lo so, Pagliuzza, se tu hai il mio volante, no, però vabbè, allora tu non puoi, non lo sai. Casper Ackerman si mette in mostra il Gran Premio d'Olanda con un arrivo sul podio. Oppo. Mo arriva la vidiata, eccola qua. Ehi, bella gara. Grazie, grazie. Complimenti, Casper. Che palle questo. Gran bella prestazione. Che peccato che il tuo compagno non sia qui a congratularsi. È solo un ragazzo. Un ragazzo che guiderà per Ferrari. Così dicono. Non accadrà mai. Ah no? Vuoi una novità? Sì, certo. Mi hanno contattato. Davvero? Congratulazioni. Tientelo per te, ma le trattative stanno andando bene. Ti toccherà sopportare Jackson ancora per un bel po'. Andiamo abbastanza d'accordo. Non è quello che ho sentito. Eh? Chiacchieravo con un meccanico. Ha la bocca larga il tipo, e si è sbilanciato su Jackson. Sai qual è il problema, no? Dimmi. Dice che stai invecchiando, che non sei più quello di un tempo. Io vecchio? Ehi, amico, parole sue, non mie. Vuoi un consiglio?
provagli che si sbaglia. Deve portarti più rispetto, come me. A proposito, oggi te la sei cavata. Vabbè, ciao. Bah. Devon Butler fa il... Fa la cucquaia, come si dice qua. Ma non è infame, l'hai pure inventato, secondo me. Poi non lo so. Cioè, secondo me ne sta venendo fuori forse qualcosa di importante. Ascoltiamo. La moglie. Ehi, Lily sta ballando nel garage. Devi vederla. Nel garage. Vai a venire. Sto sbrigando le ultime cose. Dove sta la panda? Ok. Ehi, ho prenotato un ristorante per stasera. Lily invece? Tua madre la terrà per la sera. Grande, non vedo l'ora. Oggi si festeggia, sì? Già, grazie, Zo. A dopo. Finite le chiamate? Ok. Ricompense. Prendiamoci la ricompensa. Che ore sono? Ok, sono le 10. Va bene, la continuiamo domani, ragazzi. Domani dopo la... Aspetta, ascoltiamo prima Aiden. Sì? Casper, sei fuggito? Cosa c'è? Volevo congratularmi con te per oggi. È stata una signora gara. Sono occupato, Aiden. Oh, certo. Ciao. Vabbè, alla fine si capisce che Devon Butler e Aiden andranno entrambi in Ferrari. Il vecchietto difenderà Aiden, alla fine si affezionerà e capirà che non ha detto nulla. E alla fine il vero nemico è Devon Butler. Fine. Vediamo se ho ragione. Vabbè. Ok. Accampati a casa. No, vabbè, qua ci sta, perché poi alla fine lui lo chiama perché lo vuole congratularsi. Solo che lui ricorda le parole di Devon Butler, che gli dice che ha parlato male di lui, dicendo che è vecchio, ormai si deve ritirare. Quindi lui dice che... Casper dice che ha da fare e lo evita come la peste. Anche se... non lo so. L'audio è in ritardo? Ba, non è in ritardo. Ti ho spammato sul canale Twitch... Canale Twitch su canale Formula 1. Che cazzo fai, Manny? Vabbè. Dai, ragazzi, continuiamo domani. Vi ricordo, se non scrivo niente su Instagram, vuol dire che vado dalle 17, carriera, e poi ci facciamo modalità storia. Ok? Dopodomani, prove libere, gare, se ne siamo almeno 15, e poi modalità storia. E così via. Poi vi metto un programma live su Instagram, ok? In modo che potete vedere cosa vi piace e non vi piace per seguire, da seguire, ok? Grazie a tutti, grazie per queste lunghissime ore in live da questa mattina, grazie a tutti gli spettatori, un bacione grandissimo a tutti quelli che mi hanno supportato, soprattutto ad Alessandro MC per la donazione, mega donazione che ha fatto. Bacione a tutti, ciao raga, domani.